più grandi insieme. Icaro Sport ringrazia Almar, Apiu Studio, Archigest Consorzio Logica, Bike Service, Cibe, la tua nuova casa, Clinica Nuova Ricerca, Consulta, Emporio Gastronomico e Coconuts, Gruppo Marcar, Isol Casa, Lasersoft, Lo Zodiaco Frontemare, Misano World Circuit, Onoranze Funebri Cappelli, Osteria La Capannina e La Tramonteria, Qui si sana, Ristorante La Cappa, Rose and Crown, Rosso Pomodoro, SGR Luce e Gas. Buongiorno mister. Buongiorno a tutti voi. Rimini che torna a Romeoneri per una partita che è una sfida sentita tra le due tifoserie. Non sono della stessa regione, ma è considerato la stregua di un derby, insomma, questo Rimini Vispesaro. Ed è una partita anche molto interessante per la classifica, perché la Vispesaro è due punti sopra di voi, quindi insomma in caso di vittoria ci sarebbe il sorpasso e sarebbe quindi uno scalino importante anche per la classifica. Inerente a questa squadra, la Vis sta facendo bene. E quindi so che domani verranno comunque anche tanti tifosi da parte loro, e spero e credo che anche da parte nostra ci sarà un bel po' di gente a darci mano, perché ci vuole, quello importante. E poi ecco, la classifica si guarda e non si guarda, perché comunque c'è ancora più di un girone da giocare, quindi sono quelle partite dove è un po' particolari, è normale, perché è sentita, leggevo un po' anche negli anni scorsi, nelle precedenti diciamo partite, c'è un po' questa rivalità. Però ecco, noi dobbiamo pensare a tutt'altro, dobbiamo pensare a quello che dobbiamo fare noi e a come interpretare questa partita contro una squadra esperta, una squadra con giocatori importanti, giocatori anche esperti, una squadra che comunque sta facendo un campionato positivo, quindi ci sono tutte le componenti da poter dire comunque anche la nostra, perché anche noi fondamentalmente stiamo reggendo botta e questi ragazzi tutte le partite rispondono presente, quindi è molto importante l'interpretare questa partita un po' particolare, ecco. Chi mancherà? Mancherà, vediamo, forse Chiarella, perché è stata a riposo in questi giorni, ancora un piccolo fastidio al problema che lui ha avuto, cerchiamo un attimino di gestirli in questo modo. Poi del resto dovranno, praticamente ci saranno tutti, Cernico è recuperato, Borelli è a pieno regime, sì, mancherà De Vitis, Alessandro, che purtroppo due giorni fa ha avuto un altro problema, un altro acciacco di pochi giorni, però comunque anche 10-15 giorni deve stare fermo, deve un attimino gestire, non è una ricaduta, ecco, però stesso polpaccio dell'altra volta, quindi vediamo un po', dai, ci può stare, gli altri sono tutti a disposizione, Malagrida, Cioffi, quindi rientrano gli squalificati del turno scorso, quindi Fiorini e Garetto faranno parte anche loro della partita, quindi vediamo un po'. Buongiorno mister. Buongiorno. È vero che mancano ancora tante partite alla fine del campionato, ma ritiene che questa in particolare possa dare una dimensione diversa al vostro campionato, chiaramente se vinta? Ma noi bisogna accettare e mettere in discussione tutto, nel senso che non diamo nulla di scontato, se vinci fai un qualcosa di importante, se non dovesse succedere
non è la fine del mondo, bisogna avere sempre equilibrio. È normale che poi tutte le partite sono giuste, sono buone per fare il salto un po' di qualità, per mettere un tassellino in più, un mattoncino in più. Però ripeto, non dobbiamo fossilizzarci sul fatto che se si vince diamo una dimensione diversa, se si perde ne diamo un'altra, assolutamente no. Bisogna sempre cercare di capire poi le vittorie, le sconfitte, i pareggi come arrivano. Il fatto che mancano tante partite, non dico che c'è ancora tempo, però sai, ti dà la possibilità che se magari può succedere un incidente durante il percorso può essere ancora recuperabile, ok? Diventa un attimino più difficile quando mancano poche partite, ma io sono sempre del parere che tutte le partite sono buone per vincere, tutte le partite sono difficili perché magari c'è la sconfitta dietro l'angolo, magari vuoi vincere, non perdi pareggi, quindi cerchiamo di avere sempre un equilibrio e cerchiamo di capire bene come vanno interpretate le partite, come magari vanno giocate. Quindi anche domenica gli assist è una partita molto difficile, sulla carta no, perché magari tutti quanti pensavano che andavamo lì, e il fatto che il Sestri era una squadra in difficoltà penultima poteva essere vita facile, non è stato assolutamente così, l'abbiamo messa noi nel binario giusto perché la prima occasione abbiamo fatto gol e ci siamo ritrovati in vantaggio. Poi una squadra che ha difficoltà è normale, fa più fatica soprattutto a livello mentale, però non era per niente facile, quindi per me tutte le partite sono degli ostacoli molto molto difficili da superare. Sta a noi, guardiamo a casa nostra e vediamo quello che possiamo fare cercando di sbagliare meno possibile. Ritorna ad avere una certa abbondanza a centrocampo, considerando che rientrano gli squalificati, e le viene, mi pare di capire, non essendoci Chiarella, un po' a mancare quella coppia d'attacco che ha utilizzato nelle ultime partite. Cioffi potrebbe fare il Chiarella delle ultime settimane, eventualmente? Cioffi ha più o meno quelle caratteristiche, però ripeto, dobbiamo solo cercare di sbagliare meno nella formazione, perché poi all'inizio sono tutte giuste, tutte azzeccate, poi se va male formazione sbagliata, quindi no, cioè, ma è il rischio del mio mestiere, del nostro mestiere. Ma domani potrebbe partire anche Ubaldi, non ho problemi, perché si sta allenando bene, sto ragazzo è qualche partita che non gioca, non fa un minuto, sta bene, l'ho visto bene e quindi non, anzi, ci sta che possa partire anche Ubaldi, come ci sta che possa partire solo Parigi lì davanti o qualcun altro, e poi magari in partita in corso vediamo di mettere i tasselli giusti. Bisogna sempre avere l'equilibrio, non farci trasportare dal troppo entusiasmo, perché lì può essere un boomerang. E mi piace quando a volte si parla di, prima di affrontare il Sestri, è uno spareggio salvezza, perché poi quando lavori in un certo modo, che hai quella fame in più, riesci a fare anche un qualcosa in più. Noi, questa è una squadra che deve sempre lavorare con quel pepe e sale che basta, ok? Quindi se si sente un attimino seduta e mangia un po' di dolce, diventa un problema, soprattutto a livello mentale. Questa roba qua noi non ce lo possiamo permettere. Per noi domani è una sfida salvezza, ma di quelle vere, la partita tosta, e il fatto che ha a disposizione quasi tutta la rosa è poi un problema mio, ma ripeto, faccio sempre le cose cercando di dare equilibrio alla squadra. Mister, buongiorno. Buongiorno. Come dice spesso lei, le partite dobbiamo farle durare fino alla fine, in particolar modo con la Vispesaro, perché su 20 gol realizzati ne ha fatti 12 nei secondi tempi, di cui 7 nell'ultimo quarto d'ora. Quindi che dato è questo e cosa mi deve dire? Quello che dico sempre, che le partite durano veramente per 100 minuti. E sai, quando a volte la classica frase è l'arbitro fischia 3 volte, a fine partita la partita è finita. Finché l'arbitro non fischia 3 volte, anche al 100° minuto il pericolo è dietro l'angolo, come può essere a favore di nostro. Perché la concentrazione e l'attenzione non deve mai, non basta mai, quindi è una di quelle squadre dove avendo questi numeri, soprattutto negli ultimi minuti, bisogna stare attenti che la Vispesaro non molla mai. È una squadra arcigna, una squadra, ripeto, esperta,
che tu magari sembra che porti a casa un risultato e invece poi ti può cambiare l'inerzia negli ultimi 4-5 minuti, perché contro queste squadre l'attenzione deve essere al massimo livello, la concentrazione anche su una rimessa laterale ti può condannare. Quindi a maggior ragione questa squadra, che il Rimini, parlo della mia squadra, deve pensare a quello che deve fare contro queste squadre, alzare proprio l'attenzione, affrontarla proprio come uno spareggio, come una partita secca o dentro fuori, e quindi ti permette di avere magari una concentrazione in attenzione fino al centesimo minuto. Non bisogna mai abbassare la guardia. È un derby, appunto, quindi esula un po' dai canoni tradizionali, però guardando i numeri, il Pesaro su 23 punti ne ha fatti solo 8 in trasferta. Chiedo se questo qui induce ad avere un atteggiamento un po' più spregiudicato anche dal punto di vista tattico. È una squadra che ha questo carattere, mai doma, eccetera, però insomma è una squadra che a conti fatti fuori casa ha un passo inferiore che in casa, quindi questo potrebbe indurti anche a schierare magari due attaccanti più Garetto, eccetera. No, ma sicuramente sai, i numeri ci sono, le statistiche ci sono e magari uno le guarda, però io credo che poi le partite vanno come devono andare, veramente ogni partita è una storia a parte. Il fatto di essere più spregiudicati, no, io sottolineo sempre l'equilibrio che questa squadra deve avere. Noi è un'opportunità, tutte le partite che noi giochiamo per noi deve essere l'opportunità per vincerla, un'occasione per vincere la partita e poi portare a casa il risultato pieno, però sempre con equilibrio. E a volte, ragazzi, io ho detto, siamo anche più sbarazzini, ma non perché dobbiamo essere presuntuosi, spregiudicati, giochiamo in casa, bisogna per forza vincere la partita anche magari andando all'arrembaggio, assolutamente no. Lì fa parte di non avere equilibrio. Con la testa bisogna affrontare tutte le partite, cercare di vincerle, andare ad attaccare con più uomini possibili su certe situazioni, ma sempre avendo equilibrio, perché senza quello poi si diventa presuntuosi. Quindi noi sappiamo l'importanza di ogni singola partita. Domani è una partita particolare, lo sappiamo, ma i miei giocatori devono essere soprattutto sereni e consapevoli che se si lavora in un certo modo si può fare bene, se si lavora in un altro modo che non ci appartiene diventa più difficile. Più grandi insieme. Icaro Sport ringrazia Almar, Appiù Studio, Archigest Consorzio Logica, Bike Service, Cibe, la tua nuova casa, Clinica Nuova Ricerca, Consulta, Emporio Gastronomico e Coconuts, Gruppo Marcar, Isol Casa, Lasersoft, Lo Zodiaco Frontemare, Misano World Circuit, Onoranze Funebri Cappelli, Osteria La Capannina e La Tramonteria, Qui si sana, Ristorante La Cappa, Rosen Crown, Rosso Pomodoro, SGR Luce e Gas,